È stato presentato in sala giunta, alla presenza del vice sindaco Enrico Panini, il progetto promosso dal coordinamento Pari Opportunità e Politiche di Genere della Wilcom Campania Adotta un Asterisco. È un'iniziativa simbolica che nasce per superare lo stereotipo del linguaggio nella forma scritta e propone l'utilizzo dell'asterisco, segno neutro, al termine di ogni parola rivolta alle persone. Tutto parte dalla quotidianità lavorativa, no? Quando bisogna tra di noi, al nostro interno, mandare delle comunicazioni. E a volte c'era anche l'imbarazzo se usare il lavoratrici o lavoratori. Poi piano piano nel tempo con il nostro coordinamento pari opportunità abbiamo allargato anche alle varie differenze di genere e questo ci ha consentito di portare all'interno dell'organizzazione varie esperienze che hanno fatto sì che l'organizzazione stessa crescesse, ma crescesse anche il sentimento verso tutte le differenze che invece nel quotidiano vengono rimarcate e create. L'allontanamento tra le persone. È un simbolo, tra l'altro non costa niente perché gli smartphone e i computer sono dotati dell'asterisco, ma è un modo per far sì che si inneschi quel meccanismo di riflessione ogni volta che lo si usa da parte di chi scrive e anche di chi legge. Abbiamo cercato di dare voce a questo progetto proposto dalla Wilcom, segmento pari opportunità, affinché si possa divulgare, spingere all'interno anche delle procedure del comune, dei vari uffici, dei vari dirigenti, chiaramente tutto questo in maniera assolutamente autonoma e in maniera non coercitiva, ognuno sarà libero di adottare questo asterisco che consente poi di, piuttosto che di appiattire, ma di dare una pari opportunità e una dignità a tutti coloro che verranno interpellati, e parliamo solo di forma scritta. Gli stereotipi e soprattutto gli stereotipi di genere sono la cosa peggiore che esista, perché con il linguaggio scritto o parlato danno per scontato e trasmettono contenuti non accettabili. Adotto un asterisco è un'iniziativa che va controcorrente e affermo mai un principio, che il mondo è fatto di donne, di uomini e di persone che hanno scelto altri percorsi. Da questo punto di vista il rispetto nella scrittura, il mettere l'asterisco al posto della vocale con il genere maschile o il genere femminile, è una scelta di civiltà.